A Chiaravalle un incontro di studio, azioni per la diversificazione della produzione in agricoltura. Si è tenuto presso l'Aula Magna dell'Istituto Enzo Ferrari di Chiaravalle un incontro di studio, azioni per la diversificazione della produzione in agricoltura. Tanti relatori che hanno incontrato gli studenti molto attenti. Sentiamo il dottore Carmine Lupia. Oggi parleremo di gelso e di baco da seta, una grande risorsa per il territorio, una risorsa da millenni, ma allo stesso tempo troviamo le radici di quello che è la cultura calabrese, di quello che è stato anche lo sviluppo del territorio per secoli. E oggi guarderemo questa pianta importante per il passato con un'ottica verso il futuro. Ma è importante perché consente di avere una crescita sicuramente culturale, ma nuove opportunità per lo sviluppo socio-economico di tutto il comprensorio. Lo studio di profili del suolo per il recupero della coltura del gelso in Calabria ha relazionato il professore Giuseppe Corti. Allora, il suolo è una risorsa estremamente importante perché molti non ci pensano, ma tutto quello che mangiamo, o almeno per il 99%, viene dalla terra che coltiviamo. Quindi il suolo è una risorsa importante che va tutelata. E quando parliamo di tutela del suolo, parliamo di qualcosa che va ben oltre il fatto che non dobbiamo più costruire ai ritmi ai quali abbiamo costruito finora, ma dobbiamo tutelarlo anche per quel che riguarda la gestione del suolo e quindi mettere le piante più adatte nel suolo più adatto. Se faremo questo, aumenteremo le produzioni e faremo in modo di salvaguardare anche gli ambienti naturali e le foreste, perché è ovvio che aumenterà la popolazione mondiale e non possiamo trovare da mangiare per tutti, perché tutti hanno diritto a mangiare, non potremo trovare da mangiare per tutti eliminando le foreste per farne campi coltivati. Dobbiamo utilizzare quello che abbiamo nel migliore dei modi. Oggi siamo qua a Chiaravalle Centrale per parlare di gelsicoltura e bachicoltura, un'attività storica, non soltanto per la Calabria, ma per tutto il sud Italia e anche per gran parte dell'Italia, che vogliamo rilanciare per ricominciare a produrre in maniera seria la seta in Italia. Per far questo il baco mangia soltanto foglie di gelso, dobbiamo quindi tornare a produrre gelso e lo dobbiamo mettere nei suoli più adatti che non vada in competizione con altre colture. Questa è una sfida, o meglio, la sfida che intendiamo lanciare. La dottoressa Silvia Capellozza, responsabile del laboratorio di gelsi e bachicoltura di Padova per il progetto Aracne, la mappa della Via della Seta europea creata dai ragazzi via app. La gelsi bachicoltura in Calabria è un'attività tradizionale. La Calabria è sempre stata una regione che ha prodotto bachi da seta e anche seta, e questa attività non è mai cessata, proprio per la presenza sul territorio regionale sia dell'ente di trasferimento della sperimentazione in agricoltura che è l'ARSAC, e anche per l'opera di associazioni e privati che hanno mantenuto viva questa tradizione. La Calabria è un territorio molto vocato sia dal punto di vista climatico sia per le condizioni morfologiche e ambientali e anche perché ha una sottoutilizzazione di alcune zone marginali come appunto quelle collinari che potrebbero essere recuperate a questa attività integrativa che poi potrebbe essere completata anche con dei percorsi turistici e culturali. Il gelso cresce molto bene in Calabria, soprattutto il gelso nero che è originario della Calabria, ma anche il gelso bianco che è stato importato più tardivamente. Presso il centro ARSAC di Mirto Crosia abbiamo un campo collezione da cui possono essere fatte, preparate delle talee da distribuire poi agli agricoltori di tutta la regione. Inoltre, sempre presso il centro ARSAC abbiamo anche un centro di incubazione per distribuire i bachi da seta nell'età giovanili agli agricoltori che poi possono completare l'allevamento. Quindi diciamo che abbiamo già la conoscenza, il sapere e una parte delle strutture per poter dare l'avvio alla gelsi bachicoltura. Presenti all'incontro il dirigente della Regione Calabria, Francesco Chiellini, che ha portato i saluti del dottor Giacomo Giovinazzo. La Regione Calabria è sempre vicina
a tutto ciò che è innovazione, tutto ciò che è ricerca, tutto ciò che si proietta verso lo sviluppo, in particolare verso lo sviluppo del comparto agricolo. Io rappresento, ecco, il Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria, che da sempre ha dimostrato, sta continuando a dimostrare attenzione, un'elevata attenzione verso il percorso di formazione che i nostri giovani fanno nelle scuole. Ecco. Non potevamo esimerci dalla presenza, dalla partecipazione e da un contributo, speriamo, fattivo e importante al percorso formativo che i nostri giovani fanno nelle nostre scuole, in particolare nelle scuole con indirizzo agrario. Per l'amministrazione comunale di Chiaravalle, presenti la consigliera comunale Pina Rizzo e l'assessore alla pubblica istruzione Cesare Pileggi. Allora, come amministrazione comunale siamo orgogliosi dell'istituto che ci hanno lasciato, anche perché era un istituto che si era un pochettino nascosto negli anni, grazie al lavoro di Fabio Guarna oggi come dirigente, ma al grande lavoro di Saverio Candelieri fin quando c'è stato, ci ha permesso di elevare questo istituto che credo sia uno dei più importanti a livello quantomeno della provincia di Catanzaro. Parlare di agricoltura oggi e sfondare una porta aperta, nel senso col PSR ma anche col PNRR saranno tanti gli interventi finalizzati alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e agricoli. E farlo oggi vuol dire farlo nel presente. Noi abbiamo utilizzato l'agricoltura come una sorta di spazio, un tunnel temporale, quindi ci proiettava dal passato direttamente al futuro. Abbiamo sempre omesso il presente. Oggi è arrivato il momento di pensare al presente. E si parla di sericoltura, si parla di una tradizione tessile calabrese che nei primi anni del Novecento era molto sviluppata, e chi magari all'università si troverà a studiare la storia economica questo lo capirà molto bene, quello che ha rappresentato l'industria tessile per Catanzaro, ma per l'intera Calabria, per Cosenza, per Catanzaro. Quindi ci fa ben sperare. Noi come amministrazione siamo sempre disponibili per qualsiasi tipo di iniziativa in questo settore. E lo abbiamo dimostrato anche istituzionalizzando il marchio Deco sulla patata, ma è un percorso che è iniziato, che continuerà e che non finiremo solo con la patata Deco di Chiaravalle. Una scuola in crescita, queste le parole del dirigente scolastico dell'Istituto Enzo Ferrari, professore Fabio Guarna. L'iniziativa di oggi è importante per tutto l'Istituto Ferrari, ma è mirata all'Istituto Professionale Agrario. È un po' un'iniziativa che si collega a quella che è un po' la vita della scuola e anche alle aspirazioni della scuola. L'aspirazione della scuola è quella di essere, sì, un centro di formazione importante per tutto il territorio. È un territorio abbastanza vasto perché quest'anno abbiamo, lo dico anche con una punta di soddisfazione, allargato in termini geografici l'utenza, e quindi abbiamo anche un'utenza che arriva dal Soveratese, e in questo caso intercettiamo una domanda importante di professionalità, e anche dalle, come notoriamente avviene, Chiaravalle, le serre calabresi. Sono dei ragazzi iscritti all'agrario, quindi un importante centro di formazione, ma attenzione, la scuola non è solo formazione, anche potrebbe diventare un centro di ricerca. Questa iniziativa di oggi va in questa direzione, non solo in questa direzione, anche carattere formativo, perché ci saranno delle esercitazioni pratiche che si faranno successivamente all'incontro con i relatori, e quindi credo che l'investimento in questo senso è un investimento formativo, ma anche un investimento di ricerca. I fondi PNRR lo consentono, abbiamo anche pensato qualcosa per l'agraria, un investimento del genere, quindi oggi i relatori, che sono tutti di eccezione, li avete sentiti, credo che sia un'occasione unica per la scuola e per il territorio poter partecipare a questo incontro. Speriamo, insomma, che vada tutto bene come già comincia ad essere. Tra i tanti ospiti presenti, l'avvocato Roberta Ossia, consulente Naturium, e Marisa Gigliotti, responsabile comitato scientifico Slow Food, e l'esponente di Confagricoltura Giuseppe Rotiroti. E dopo una pausa break è seguita un'attività dimostrativa in campo a cura del professore Giuseppe Corti, che ha illustrato una metodologia di autovalutazione dei suoli agrari presso la Villa Comunale di Chiaravalle. Ha coordinato tutti i lavori la professoressa Leonia Condello.